Però poi a proposito di Mistica Radio allo Sport, noi sabato 17 maggio saremo nuovamente qui, ovviamente da Bramante, per il nuovo cast, ci saranno nuove ragazze. Stefano, non c'è un posto migliore, capito? Cioè, quindi se tu vuoi fare una bella cosa, vuoi una qualità buona, e quindi il locale è questo, elegante, un posto migliore non c'è. Poi tu non lo sai ancora, avremo una ragazza che probabilmente viene dalla provincia di Bari, e poi una da fuori regione. Mica di per tanto, non è proprio una sorpresa veramente, perché tutti i ragazzi vogliono venire qua adesso con voi, perché sanno che il nostro angoscio è il migliore, perché noi facciamo con serietà e molta professionalità. Se ci permessi, io devo assaggiare questa spremuta d'arancia perché deve essere eccellente. Io questo qua è già la terza volta che vengo qui e mi prendo veramente qualcosa da qualità. Fresca, appunto, giusto, gustosa. No, veramente. È un nome, una garanzia, sapete? Non ci sono dubbi. No, non c'è la qualità, ottimo. Ci fa. Andrea, vieni. Vieni qui, incredibile. Beh, come va? Buonasera. Ciao Andrea, ciao. Ci fai compagnia? Dai, sì, che fai da queste parti? Un giro. Ci fai? Vieni qui, stai con noi. Il cazzo, vedi un po'. Come mai da queste parti? È un giro, Qui sta bene qua, sicuramente. Stavo appunto parlando di amici dello sport e spontanei. Ma tu vieni spesso qua, sì? Sì, vengo molto spesso qua. Sì, è bello, vero? Ovvio, è un posto molto bello, fantastico, di qualità. Veramente guarda, elegantissima, una conciatura, siamo contenti. Io sono contento, tu non lo so, approfittiamo della presenza imprevista e eccezionale da parte di Andrea per conoscerla meglio. Noi l'abbiamo già conosciuta in fase di casting, perché lei è iscritta a Mistica Radio dello Sport 2018. Sappiamo che Andrea ci sta preparando una sorpresa per il 17 marzo. Vorremmo anticipare qualcosa? No. Vogliamo, vogliamo. Qualcosa di vano. Cioè, dell'importanza della vita. Di come potrebbe essere o meno in realtà, come si starà meglio. No. Ah, guarda che c'è Marica, buonasera. Oh, Marica. Allora, questo è un ex amico, eh? Sì, lo so. Prego. Tu sai a me questo piace veramente? Certo. Ho un'idea pure alla... Perfetto, ci penso io. Va bene, allora faccio quello. Ti sorprenderà sicuramente, perché da Bramante le sorprese non finiscono mai, va bene? Ti piace quella spremuta, eh? Eh sì. No, ma qui è tutto speciale, sì. L'argomento giapponese, molto elegante, quinto. Poi c'è una varietà di dolci, tutti rigorosamente fatti. Qui, la pastiera artigianale, con Bramante, con una materia prima, di altissima. Sì, ma hanno un pasticcere, allora. Ah, pezzo, molto in gamba sicuramente. Ma torniamo a parlare di Andrea, che si è iscritta all'ultimo casting che abbiamo fatto, che poi il 17 marzo ci sarà il prossimo casting. Andrea verrà da ospite, sfiderà ancora, chiaramente, ci riserverà questa sorpresa. Noi ti riserveremo anche, come a tutte le altre, anche una sorpresa, perché ci sarà la prova di cultura generale. Ti metteremo alla prova. Perché per me è importante anche il grado, conoscere il grado di preparazione, perché poi la scuola viene sempre prima di tutto. Giusto? Esatto. Parlaci un po' di te, quali sono i tuoi ambizioni, cosa fai, perché ti stai mettendo in gioco in Mistica Radio dello Sport? Grazie. Adesso è una delizia. Grazie Marica.
fortunato, sei una ragazza fortunata. Ma posso essere io per lì, eh? Ah, tu hai scelto. Eccezionale. Raccontaci. Partiamo in primis, che comunque è ecco, partiamo con il Lego. Questi ci viziano da bramante. Queste sono delle novità, sono dei dolci francesi e italiani, no? Grandissima qualità. Buon appetito. Aspetti, aspetta, dove aspetta? Poco ci crediamo. Mangiando. Appunto. È un volo suo, ma di quello, no? Dicevamo. Sì. Fantastico, grazie. Una cosa, una domanda. Devi spiegare a Stefano come è fatto questo. Allora, questo è un semifreddo alla banana e cioccolato condensato. Questa è piena invece al cioccolato e nocciole. E questo è un tiramisù crema e è tutto molto dolce. Questo che è aspetto da un po' a marca. Arrivo, grazie. Sì, ma però una cosa. Io questi prodotti qua, ce l'ho qua di meglio. Sì, perché sono artigianali, quindi sono... Esattamente, un pasticcere speciale che sa fare certo. Queste cose qua. Allora, buon appetito. Allora, diciamo noi, grazie a voi e a Donato. Grazie. A breve sono anche così. Aspetta, chiaro, sono bellissime, adesso vediamo che sono anche buonissime. Dicevamo, no, Andrea... Perché... Dicevamo di te? Sì, diciamo, comunque, sempre... Ma torneranno, vanno via, torneranno via.
aspettava l'amica, e quindi penso che si ci dirà. Ma non ti chiamo per dire che loro devono venire qua, cioè, no. No, no, no. Saranno le nostre ospiti, perché il giorno è il 17 marzo, tra due settimane. Cosa ti ha colpito di questo? Cosa ti colpisce? Noi ma è assolutamente, non ci pensa nemmeno più a noi né a te. Una virtù di noi. No, è più facile dire una cosa che non mi piace, che non mi piace. Assolutamente. Che non mi piace tu. Allora, grazie. Io devo dire che anche Andrea ha fantastico. Io mo? Io con Maria, siamo uno a uno, bene, sono entrambe perché poi lei è gelosa, ma pure lei perché non sono, non posso per piantare. Perché bene se la tua sala, ma dovrebbe tutte e due perché poi come ne chiedi una cosa, probabilmente anche la data che loro deve finire. Quindi sabato 17 marzo il boom farebbe il concorso lì per le signore con un premio in palio e poi ne metteremo la prima con un gioco, con un quiz riservato nel Miss Secondo Sport 2018 di cultura generale, giusto Matteo? E di fare professore lì è difficile per loro, no, lo sono preparato, sicuramente risponderanno esattamente a donne, ma adesso può dare le capacità. Adesso sicuramente arriva preparazione, qualche magia anche per Maria, sicuramente apprezzerà, buonasera. E qui c'è un via vai di gente, naturalmente, è sempre affondatissima. Assaggiare il macaro. Che hai pensato tu? I macaro sono dolci, sì, sono buonissimi, fatti come in Francia. Esclusiva, ma noi abbiamo già assaggiato ogni cosa qui, esatto. I dolci, già anche la denominazione del locale non è casuale, bramante, siamo molto contenti, è bella compagnia, no? Ma non vedi più nulla? No, è possibile, non è possibile, non è possibile. Ciao, Priscilla, per qua vi trovo. Frank, vieni, ma è incredibile. Vabbè, tu sei di Manfredonia, sì, diciamo, certo. Che ciao. È clamorosa la tua presenza da queste parti. Ti fai compagnia, vabbè. Certo, vado a prendere la sedia. Sì, certo. Ma siamo un po' condannati, però è una bella contenta. Questa è mangiata di buono. No, guarda, stiamo degustando qualcosa di... Il problema... C'è l'imbarazzo della scelta. No, guarda, per me è un problema. Innanzitutto per te che si mangerebbe tutto ciò che ci sta qua, lo mangerebbe. Soprattutto perché c'è la musica del Bramante. Esatto, sempre. Sì. Bramante serve, ma lo metto qui poi quando serve. Tu sei quello che sta sempre più avanti, no? Perché sei voluto, sei stato tutto in onore. Ma mangia no, ma la grande Matteo, adesso faremo assaggiare anche qualcosa di aperto, no, anche lei non sta ostica, ma è tua, tu è bella, tu sei tu, questi sì sono io, ma che fortuna, è una bellissima, anche lei ha brillato nella sua, nel suo esordio, no? Il 17 marzo ci scoprirà il tuo sì, ma noi scegliamo il meglio, noi che scegliamo a caso. Esattamente, questo è anche vero, Sia Bramante e Massi, sia le ragazze, le migliori prendiamo. Manfredonia, già grande esperienza. Manfredonia, no, perché lui tiene anche quel buon giorno, però noi siamo famosi, ma c'è cioè, della violenza. Infatti. Io ricordo ancora le tue parole quando abbiamo fatto quella cacciata privata a casa, possiamo dire. Forse lei è un volto d'attrice cinematografico. Lei ha sorriso, ha annuito. Bravo, che bello, aspettavo, no? Sei un uomo fortunato. Sono loro fortunato, ovviamente. Non lo metto in dubbio. Assolutamente. Assaggio pure, Mariano.
Andrea, se vuoi, adesso arriva anche per Roberta. Come si sta bene? Marica, con tranquillità si sta veramente benissimo, direi. Io credo che non arriverà più nessuno, no, siamo a completo, credo. Già così, ma tu sei piaciuto. Abbiamo avuto un ospite. Ciao. Le faccio assaggiare le cose. Sì. Com'è questo? Questo è buono, come tu o me? È un po' sì. Ma sì, tra un po' mi sa che riusciamo a mangiare. La voracità di Matteo non ti riesce mai di stupirci. Buono. Molto particolare. Si presenta molto bene. Particolari. L'estate faremo la finalissima. Quella di loro. Ovviamente ci saranno molte fasce, per alcune ci sarà la possibilità di andare in finale nazionale, se vorranno. Queste cose spiegheremo meglio il 17 marzo, faremo una riunione tecnica prima dell'inizio dei campi. Ci divertiremo da marzo. Un caso che è molto più tempo. Sarà spettacolo delle proprio avremo anche un sciomento. Alla fine dello spettacolo, nuovi bambini che sfideranno e questo di cultura generale e assegneremo loro dei compiti diversi, dei ruoli diversi, quindi ci divertiremo tutti e staremo bene sicuramente. Ci sarà poi anche Matteo Bonfitto, il nostro straniero che salutiamo, e con lui stiamo preparando una sorpresa a giugno per il ministro straniero e il ministro che era dello sport insieme. Insomma, non stiamo mai fermi, facciamo sempre qualcosa. Poi abbiamo la fortuna, nel caso voluto che due fossero qui, sì. Io mi meraviglio molto di Andrea e di Maria, perché non sono di molte donne, però vedi, veramente il richiamo è talmente irresistibile. Che loro mi hanno detto bene molto spesso. Il sabato sera è proprio quando vengono a Monteleone, una tappa è solo la bramante, come è quasi obbligata. Come non darle troppo. Roberta è fortunatissima per lei, sì. Sei golosa, Roberta? Certo, allora, molto. Allora, gelato. Comunque è fantastico che tu hai fatto, Matteo. Che ti perdi, Matteo. Non continuare, ti sposterà. Ho questo. E ma io a destra, non mi preoccupare. No, Matteo, non ci posso credere, anche tu ci vorrei credere. Guarda che c'è. Ma no, no, no. È incredibile. Ma quale piacere! No. Non sappiamo come ci abbiamo salutato. Sabrina, che piacere! Che piacere piacere mio! Ciao ragazze! Ciao! Beh, è un appuntamento preso questo qua, un investitore da voi. Perché il sospetto comincia a venire. Prendo la sedia. Perché esatto, perché è impossibile. La casualità mi sembra molto sospetta. Esatto. Secondo me loro non ce la raccontano più. Secondo me loro si sono già incontrate nel pomeriggio e hanno già fatto qualcosa insieme. Ce lo volete raccontare? Dove siete state? Cosa abbiamo fatto? È un po' in centro. Siamo in centro? Voi dove siete state? Come da fotografo. Prima ancora? Però dalla parrucchiera. È impossibile trovare tutte e quattro qui. Ma guarda un po', io scommetto che sono stati da Marino e Balzano qua. Io non sapevo niente, cioè, non ho visto conciato. Conciati allora, veramente guarda, ci voleva una brava per questa bella pettinatura. Quindi Sabrina, prima di venire di spalle. Dove sta questa parrucchiera qua? In corso Roma 125, ma però è molto conosciuta, molto brava. Molto lo fanno bene, guarda, che veramente ha visto. Nonni probabilmente la segnale. Allora, vieni da questa parte, spingiamo un attimino, così facciamo bene, siamo bene anche, parliamo meglio con Sabrina. Sì, vieni qui, Sabrina. Ci possiamo spostare proprio tu quella, Matteo. Io non posso stare vicino alle ragazze, io non posso stare. Vieni Sabrina, vieni tra noi, dai, almeno siamo tutti raccolti, dai. Ciao.
Speriamo? Siamo belle madroni. Allora, dicevamo, quindi sono state prima la Marina Balzano Quartier, splendide acconciature, siete state bene? Sì, molto bene. Poi sono state, capito? Mica sono detto niente. La Salvatore e Pavia, però le abbiamo scoperte, perché il destino ha voluto che ci andassimo qui stasera. Loro cercavano, soprattutto in ascolto. Guarda adesso. Grazie. Sei golosa, Sabina? Tantissimo. Sì, veramente. Qui, giustamente, da Bramante, coppa generale. Pensate, ci sono tanta varietà di gusti. La luce è straordinaria. Non c'è una faccia di questa storia. No, infatti. Tanta gusti di gelato, così fantastico. Macano sapeva essere una specialità, i bramanti sono francesi, macano. Poi queste sono delle novità, non di dolci, le stiamo assaggiando noi. Il mio straordinario, il tuo si capisce, il straordinario. Si non ci sono dubbi. Anche Sabrina ha fatto un figurone, il casting, si è iscritta anche lei, siamo contenti. Anche lei ha già esperienza da modella. Tu pensi che fa ballo carattolo, pensa solo a mangiare, ho tutto, sei tutto di lei, parlando caraibico però in coppia, quindi non puoi servirsi insieme allo sport, però è un talento che ha, una virtù che ha. A meno che non puoi accompagnarlo. A tutti, ci stai? A meno che tu non voglia dargli una mano. La senti? A cosa? Latinoamericano, ma a mangiare? Lì non abbiamo dubbi. Non abbiamo dubbi. Lei sei bravissima. Questa però io la mia non ti darei, finisci quella di te, ma io questa la devo assaggiare a lui. Lei mette la prova, è la novità. Adesso però Sabrina ci parla un po' di sé, se tu i tuoi sogni, le tue affezioni, tu hai fatto la modella, hai detto anche nell'ultima intervista, no? Ribadisci un po'. Niente, è da quando sono bambina che ho sempre sognato di entrare nel mondo dello spettacolo, di diventare modella, di diventare famosa. Ho sempre sognato in grande, diciamo. Bravo. Anche lei ha finito un ruolo il 17 marzo, la volevo mettere alla prova, anche lei è una prova di cultura generale. Non esiste una persona che ha mia ambizione di... Perché se una persona non ha un obiettivo, una cosa, non è, non vive, una deve avere sempre qualcosa, aspirazione. Diversamente è duro, no, io mi accontento. Non si dirà mai. Nella vita bisogna sempre lottare per ottenere qualcosa. E voi state veramente bene. Avete quella bella possibilità, perché noi gradiamo questa bella possibilità. E voi devi essere voi più bravi, e migliorare sempre. Con molta passione e sacrificio. Nessuno regala niente. Si dà. Con i gomiti, farsi strada e ottenere per quello che vuole. Comunque avete del bene possibile. Speriamo. Grazie a voi stesse, però. Alla natura che è molto bella e brava. Grazie. Torna a dire quello che hai detto prima, non abbiamo scelto a caso, no? Tu hai scelto a me, che la mia esperienza di scegliere tutte le mie sei ore. Bravo. Bella. Con lui si è un po' con la fine, è sempre la tua. Io ho qualche giorno più di lui, mica qualche giorno. E qualche mese più di lui. Giustamente. Io mi sento coetaneo. Diciamo di Sabrina, questa passione per il ballo caraibico, lei ha già esperienza da modella e l'abbiamo visto anche nelle pose, sulla passerella, insomma disinvolta si vede. La ragazza stando un po' indietro, giustamente perché è la prima esperienza, però va bene anche così per noi, perché noi una possibilità a tutti di mettersi in gioco, possono migliorare, perché tanto. C'è tempo fino alla finissima di migliorare. Ci saranno delle sorprese, abbiamo detto, la durata del 17 marzo, stiamo preparando una bella sorpresa, loro sono state già informate di qualcosa che verrà dedicato interamente al Mr.
Miss Grande Robot ci saranno anche loro all'interno di questa sorpresa, no, loro sanno già. Poi faremo qualcosa a giugno, almeno due eventi faremo con Miss Rossonera, un grande evento che poi probabilmente replicheremo in autunno, però anche noi a tutto, quindi ospitiamo e poi verremo ospitati sempre tra Miss Rossonera e Miss Grande Robot. Poi a fine giugno faremo un grande evento solo Miss Sport, poi presumibilmente a luglio faremo la grandissima estiva con tanti premi, fasce e conosceremo poi la vincitrice. Nel 2018 ci sarà anche la televisione regionale. È molto importante. Siete famosi. Poi sono, ognuna di loro è diversa, no? Sono complementari. Perché tu hai scelto per esempio Maria come valletta? Sì, sì, sì. No? Mi scopre tu, mi scopre. Sono di Maria. Sono un diavolo per Maria, sono che diavolo. Questo è bellissimo. No, no, bello, è bellissimo. Perché che l'abbiamo scelto noi? Le perdoniamo perché hanno fatto, perché hanno provato a non dirci niente di quello che hanno provato, però l'abbiamo scoperto. Sì, ma noi lo so che perdoniamo, perché noi siamo buoni. Siamo buoni, non so, siamo troppo buoni. Hanno scelto bene, Marina Balzano Quartier, Salvatore Famiglia, hanno scelto dei grandi professionisti. E meglio. E poi il momento di relax e di golosseria avrà male. Beccano noi. Adesso come li meglio. Noi adesso. Io ho l'impressione di loro. Se mi stacco e sapevo di dire non viene con le. Io non ho più. Tu hai trovato io. Io no. E come faccio? C'è qualche schia, qualche tavola qui all'interno di Bramante. Proprio tu ti dice che loro sapevano. Allora adesso stop alle parole e degustiamo questi magnifici dolci made in Bramante. In Bramante. Buon appetito.